aveva già confezionato, come molti interpreti hanno visto, un prodotto che potremmo definire di letteratura dei Saturnali a tutti gli effetti. Il pamphlet, che racconta in toni fiabeschi e stralunati il grottesco fallimento della divinizzazione di questo Saturnicius Princeps, arriva a delineare un vero e proprio mondo capovolto, che dei Saturnali riprende i tratti salienti. Scrivendo l'epistola 18, a molti anni di distanza, autocitandosi in qualche modo, Seneca propone una diversa versione dei Saturnali, una versione riveduta e corretta, paradossale e provocatoria, da celebrare insieme all'amico e discepolo Lucilio. Se esternamente indosseranno la veste festiva e ceneranno un po' più allegramente, interiormente però porteranno i segni di una ben altra trasformazione della coscienza, una coscienza che si modella sul modello di Dio. Allora forse davvero Seneca non è proprio un guastafeste, nel senso in cui lo intende Bettini. Piuttosto, appunto, ci presenta dei Saturnali ad usum philosophi, ad usum animi, e li rifonda. E allora la citazione poetica di Virgilio ci rimanda, diciamo in maniera solenne, a una rifondazione della festa dei Saturnali. Ci presenta dei Saturnali rifondati ad usum philosophi. È questa la ricetta di Seneca per vincere sul caso, per vincere sui rovesciamenti improvvisi della sorte, proprio come si faceva i Saturnali col gioco dei dadi, che venivano continuamente tirati per annullare la sorte. È la ricetta senecana per riportare l'età dell'oro nel cuore dell'uomo. E credo che questo sia anche un bellissimo augurio per tutti noi a pochi giorni dalle nostre feste. Grazie. Grazie, grazie infinite a Chiara Torre, perché ci ha convinto, sì, è convincente la tua interpretazione di uno stravolgimento dello stravolgimento da parte di Seneca come esercizio filosofico, diremmo quasi esercizio spirituale, per cui per dirla alla greca una ascesi. E noi ti ringraziamo perché l'intorno a un testo è diventato ancora una volta in realtà una immersione profonda nella realtà umana, nella realtà spirituale, appunto nella profondità, nella ricca esperienza umana di un uomo, in questo caso di Seneca. E poi grazie anche perché hai voluto scegliere per noi un testo d'occasione, secondo un'occasione vera che arriverà tra poco. E credo che qualche studente abbia sorriso quando ci hai ricordato la turba pileata, e molti penseranno al Pileus che va di moda in questi anni, in questi tempi, in queste settimane, un Pileus rosso con un bordo e una nappa bianca, molti, sì, qualche lucina, adesso va di moda anche questo, giovani o vecchi se ne adornano per il Natale, per il Capodanno, quindi guarderemo, no, io prego gli studenti di non guardare con disprezzo la turba pileata che è vero si adornerà di questi addobbi, chiamiamoli così. Quindi noi crediamo che, e lo dico immagino a nome di tutti, se questa sera il caso ha voluto che gli amici dell'Ambrosiana potessero scegliere tra Agostino e Seneca, noi forse siamo stati meno devoti, ma decisamente soddisfatti, pienamente soddisfatti di avere ascoltato la voce di Seneca attraverso la tua illuminante lettura. Quindi grazie a Chiara Torre. L'ultimo incontro intorno a un testo si svolgerà il 22 di gennaio. Sarà l'ultimo incontro e sarà Massimo Rivoltella dell'Università Cattolica di Milano a leggere per noi Virgilio. Gli incontri hanno previsto due greci, Omero, Teocrito, e poi due latini, Seneca e Virgilio. Termina così del tutto la nostra attività. Io prego di venire in gennaio per quest'ultimo incontro, perché sarà disponibile, se tutto funziona attraverso il nostro grafico,
ormai anche stampato il programma delle attività del 2015 della classe di studi greci e latini. Come ho annunciato, ci sarà un Dies Academicus in febbraio che avrà Omero come suo tema, poi un ciclo intorno a un codice, poi intorno a un epigrafe, una presentazione, le prime due lezioni sul medagliere ambrosiano e poi, visto che il 2015 sarà l'anno del quinto centenario della morte del celeberrimo editore Aldo Manuzio, sia un seminario su Aldo Manuzio in marzo in collaborazione con l'Università Cattolica, sia in novembre una intera giornata di studi e, come suol dirsi nella pubblicità, molto ancora, ma per ora di cuore a tutti quanti, buone feste.